Vi invito a viaggiare con me nel mio passato per raccontarvi un po' il mio viaggio, la mia odissea. La mia odissea nasce già quando ero in pancia a mia madre, perché sono figlio di ragazza madre nel 1969, quando sono nato era uno scandalo e mia madre è stata cacciata via di casa e quindi è andata a Raminga per i fratelli e per chi poteva accoglierla in casa. Quindi anch'io facevo il mio viaggio insieme a mia madre. Nasco in un periodo alla fine all'inizio degli anni 70 e quindi il boom demografico, il boom economico, però vivo in un'epoca davvero triste, perché la mia adolescenza e la mia gioventù la vivo negli anni terribili, dall'87 al 91, dopo che sono entrato in marina. Inizio a farmi le canne. Inizio a farmi le canne, che è bellissimo, però non mi bastavano. Poi ho iniziato a fare gli acidi, poi ho preso la cocaina e poi sono stato scoperto in marina che ero un tossico e quindi mi hanno mandato via. E questo, a posto di aiutarmi a uscire fuori da una situazione, mi ha mandato giù ancora di più. E quindi ho vissuto un fallimento fortissimo, fallimento lavorativo, perché guadagnavo bene in marina, ero volontario, quindi prendevo bei soldi. Un fallimento affettivo, perché io ero un figlio, il figlio che mai nessuna mamma avrebbe voluto. Ero rabbioso, ero una persona ribelle e davo davvero tanto fastidio. Quando sono uscito fuori dalla marina, al posto di rinsavirmi, ho iniziato a farmi di eroina. E questo mi ha portato davvero nei meandri della vita. Io penso che la mia vita sia una vita verso il basso. Io non sono come Ulisse. Io non voglio ritornare. Io voglio andare avanti. Io voglio andare sempre avanti, perché la vita è avanti. Dio è avanti. Io ho fatto un'esperienza di Dio nuova. Grazie al fatto che dopo che sono uscito fuori dalla tossicodipendenza, vi posso assicurare che uscire fuori dalla tossicodipendenza è traumatico. Ancora oggi il 90% delle persone che si drogano non escono fuori dall'eroina. Entrano, escono dalle comunità. È difficilissimo, ti scarnifica, ti toglie qualsiasi dignità umana. E io, quando sono uscito fuori dalla tossicodipendenza, grazie all'aiuto di mia madre, che mi è stata sempre vicina, non mi ha mai abbandonato, quando le ho chiesto aiuto era lì, anche se io a mia madre l'ho trattata malissimo, gli ho alzato le mani. Non la consideravo come mamma, perché l'eroina seda gli affetti, seda i sentimenti, seda le emozioni. E allora, grazie a mia madre, quando sono uscito fuori dalla tossicodipendenza, io non volevo solo vivere. Io volevo vivere di più, ancora di più, ancora più fortemente. Volevo che la mia vita fosse piena, che potessi darmi a tutti e che tutti potessero darsi a me. E ho scoperto che la cosa più importante nella vita sono le relazioni. Sono le relazioni che ti danno gioia, sono le relazioni che ti dannano, ma sono le relazioni che ti danno la felicità piena. E allora nella mia vita ho iniziato a capire che non potevo più vivere solo per me stesso. Non potevo più vivere solamente per quello che mi piaceva, ma quello che mi piaceva poteva essere condiviso con gli altri. E quello che piaceva agli altri poteva piacere anche a me. E allora ho iniziato a fare un cammino di forte conversione. E non una conversione verso Gesù. Questa è venuta dopo, ma una conversione verso l'umanità. Io avevo sperimentato la mia disumanità e volevo diventare umano, perché noi nasciamo uomini, ma possiamo fare un cammino di disumanizzazione o un cammino che ci porta all'umanità. E paradossalmente Gesù questo mi ha insegnato, a diventare uomo, uomo vero, che non deve arrabattarsi per andare a cercare chissà che cosa, ma che può trovare ogni cosa nella vita. È la vita la cosa bella. È la vita che è bellezza.
È la vita che è la strada dove vivo gli incontri. È la vita che mi dà la possibilità di esprimere me stesso. E io credo nel Dio della vita. Ecco perché la vita mi appartiene. Ecco perché la vita per me è importante. Non può essere più barattata con qualcos'altro. Io credo molto nel futuro. Molto. Ecco perché io non voglio ritornare indietro a Itaca, come ha fatto Ulisse. Io voglio andare avanti. Voglio costruire un futuro diverso per me, perché possa essere diverso per tutti gli altri. E io so che la mia diversità, il mio modo di fare, il mio modo di essere nella vita può essere di stimolo solamente quando non lo faccio per gli altri, ma lo faccio per me. Se voglio che il mondo cambi intorno a me, il primo che deve cambiare sono io. Io devo cambiare il mio sguardo, devo cambiare il mio modo di vedere le cose e di fare le cose per dare alla vita l'occasione di rispondermi in una maniera diversa. Noi alcune volte, almeno a me è capitato nella mia vita, di fare sempre le stesse cose e di avere sempre le stesse risposte. Il viaggio ci insegna una cosa importantissima, che possiamo cambiare. Questo è il mio carattere, no? Quante volte l'ho detto? Il viaggio mi ha raccontato che non esiste un carattere che ci può incasellare, che ci può chiudere, che ci può mettere come un mosaico in una parte e non farci muovere più. No! Il carattere si può cambiare, la vita si può cambiare, le relazioni si possono cambiare. Se cambio io, cambia tutto quello che sta intorno a me. E questa è l'esperienza che ho fatto di Dio. Un Dio che non mi giudica, un Dio che non guarda il passato che ho avuto, il male che ho fatto, ma il futuro che posso costruire. Non sono il mio passato, ma posso essere il mio futuro. San Paolo diceva: dimentico del passato, corro verso il futuro. Ed è il mio mantra. Io voglio correre verso il futuro e non ci voglio correre da solo. Vorrei correre insieme a voi. Questa città di Taranto che ha bisogno di guardare al futuro. Non esiste solo l'Ilva. Non esiste solo l'Ilva. Taranto è molto di più dell'Ilva. Come ognuno di voi è molto di più di quanto può credere e quanto può fare. Questo è il mio viaggio. Questo è quello che io voglio raccontarvi. Un viaggio che è iniziato dal basso. Anzi, no. È iniziato dall'alto. È iniziato dall'alto del pensare solamente a me stesso, dell'essere disumano, ed è andato in basso per essere davvero umano, proprio come Gesù, che da divino che era, è diventato uomo per dirci che ciascuno di noi può essere un Dio. Ciascuno di noi è Dio. Quando ama l'altro, quando sperimenta la bellezza e la sa trasportare agli altri, è Dio quando è solidale, è Dio quando sa accogliere, è Dio quando sa amare. Grazie.